progetto Valtiberina è un'associazione appunto di promozione sociale che opera nel territorio di Sansepolcro, ma più in ampio appunto in tutta la Valtiberina toscana e nell'alta valle del Tevere Umbra, e diciamo da alcuni mesi, da fine 2019, stiamo ragionando con Kilowatt, con Luca Ricci, con tutto il suo staff per immaginare una collaborazione che potesse riguardare due festival. Il progetto Valtiberina è l'organizzazione che appunto da alcuni anni si occupa di realizzare il Festival dei Cammini di Francesco a Sansepolcro. Quest'anno il festival si sarebbe dovuto svolgere dal 31 maggio al 7 giugno, per l'emergenza sanitaria che tutti conosciamo purtroppo non c'è potuto essere. L'idea era appunto quella, che era maturata a fine 2019, di prevedere delle intersezioni, ovvero di fare in modo che il lato artistico di Kilowatt potesse entrare all'interno del Festival dei Cammini di Francesco e, diciamo, viceversa, alcuni dei contenuti propri dell'associazione Progetto Valtiberina e del Festival dei Cammini di Francesco entrassero dentro Kilowatt. Festival dei Cammini di Francesco non c'è stato, Kilowatt fortunatamente sì, e diciamo nello spazio della Piazza dei Beni Comuni abbiamo trovato l'habitat naturale per portare alcune delle tematiche che immaginavamo appunto di sviluppare già nei mesi scorsi. Tematiche legate allo sviluppo sostenibile, alla finanza etica, comunque a una visione di comunità che possa lavorare per il bene comune, guidati un po' dagli obiettivi dell'Agenda 2030. Siamo molto contenti appunto di questa collaborazione con Kilowatt, siamo molto contenti del fatto che sia nata in tempi non sospetti, ovvero a fine 2019, e ritenevamo che fosse un valore aggiunto che due festival così importanti che incidono su Sansepolcro potessero trovare un linguaggio comune, degli argomenti comuni, e il fatto che appunto questa collaborazione si sia rinnovata anche in questa estate strana in cui gli eventi dal vivo sono ridotti veramente al minimo, dimostra come la collaborazione, la sinergia possa rappresentare un antidoto anche nei momenti di crisi.